Presidente, parliamo oggi della vicenda della manifattura tabacchi di Bologna, una vicenda che è aperta da più di 10 anni e che potrebbe essere all'apparenza una vicenda lunga e complicata da raccontare, ma in realtà si traduce semplicemente in un fatto, ovvero in scelte che sono state compiute da parte della politica, prima a Roma e poi a Bologna, che hanno pagato purtroppo i lavoratori sulla propria pelle. Tutto è inizio nel 2003, quando lo Stato italiano decide di dismettere la manifattura dei tabacchi, appunto, mettendo in vendita ETI, l'ente tabacchi italiano e tutti i suoi stabilimenti. E qui nasce il primo problema, perché che riguarda la scelta del compratore, che non fu una scelta fatta selezionando il compratore in base a un piano industriale o in base a garanzie della continua produttività dei siti, ma in realtà fu fatta una scelta di cassa, diciamo scegliendo chi offriva di più. Qui entra in gioco la British American Tobacco, che alla luce di tutti gli eventi che si sono susseguiti fino ad oggi pare chiaro che comprò di fatto per chiudere. E chiuse appunto in un momento in cui il settore della manifattura tabacchi non è un settore in crisi. Addirittura sappiamo che ad oggi il nostro paese è uno dei maggiori produttori in Italia della materia prima, quindi ripeto, un settore che non era in crisi. E così già l'anno dopo, a seguito dell'acquisto, cioè nel 2004, BAT vendeva già ETI Nera, società di ETI, per la bellezza di 590 milioni, nonostante nel 2005 fu introdotto nel mercato italiano delle sigarette il meccanismo del prezzo minimo, che comunque garantiva a BAT e anche alle due multinazionali che erano presenti sul nostro territorio, diciamo di fatto proteggeva i ricavi di queste multinazionali, un meccanismo che è durato fino al 2010. Ecco, i lavoratori di ETI, parliamo di 2.158 persone, sono state poi effettivamente ricollocate nella pubblica amministrazione. BAT però non rispettò nemmeno i 3 anni di tregua previsti dall'accordo di acquisto, iniziando da subito a spostare le produzioni all'estero, a riconvertire, a riorganizzare la produzione, con ricorso anche alla cassa integrazione. BAT non ha chiuso di colpo settore, ma di fatto ha lavorato per anni, stabilimento per stabilimento, lasciando la mano ad una o più aziende che rilevavano localmente lo stabilimento per poi lasciare a casa i lavoratori. È una vicenda che noi vediamo molto bene tutt'oggi, sia qui a Bologna che a Lecce, dove sostanzialmente sta succedendo la stessa cosa, ovvero nel primo caso a Bologna la BAT lasciò la mano alla BVTech, mentre a Lecce alla Corus SPA, alla IP SRL, alla Jacobucci, alla HDS e Inser. Cioè una miriade di aziendine, ma di fatto il risultato fu lo stesso, cioè la chiusura completa del sito. I lavoratori della manifattura tabacchi di Bologna hanno avuto però una seconda sfortuna, ovvero il fatto che la Regione Emilia-Romagna avesse messo gli occhi sull'area appunto della BAT per fare il tecnopolo. È così che nel destino dello stabilimento di Bologna hanno giocato un ruolo anche gli enti locali. Infatti il 13 gennaio 2006 venne firmato un protocollo d'intesa sottoscritto da BAT Italia, dalla Regione stessa, dalla provincia di Bologna, dal Comune e dalle organizzazioni sindacali, in cui si prevedeva l'impegno di BAT nel mantenimento dell'occupazione e della riorganizzazione dello stabilimento, a destinare le parti del sito che risultassero disponibili ad esito della riorganizzazione, ad usi industriali o a progetti di pubblico interesse, e ciò attivando il confronto con gli enti pubblici competenti e quindi con Regione ed enti locali per le problematiche rivolte a favorire la riconversione del sito secondo il progetto di realizzazione del polo tecnologico e alla ridestinazione dello stabilimento della ex manifattura tabacchi ad utilizzo per sviluppo di servizi di pubblica utilità e per la promozione di innovazione tecnologica. Tante belle parole che non sono finite in nulla. 3 anni dopo, il 26 gennaio 2009, la Giunta regionale stabilisce l'acquisto dell'intero complesso della ex manifattura tabacchi di Bologna per poco più di 21 milioni di euro, a fronte di un valore commerciale stimato per più del doppio, parliamo di 45 milioni di euro. Probabilmente dietro a questo, io non lo so, ma mi viene da pensare che ci sia un qualche non detto, che si traduce nella possibilità di abbandonare il sito ed eventualmente da parte della Regione di farsi carico delle questioni aperte degli ex lavoratori in cambio di un forte sconto dell'area.
Nel 2011 BV Tech, che nel frattempo era subentrata a BAT nella gestione del sito e nei rapporti con i lavoratori rimasti, annuncia la definitiva uscita di scena, conclusa con il licenziamento di 53 lavoratori rimasti, neanche fossero merce di scambio. Nell'ottobre del 2012 poi fu approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa di questa regione la risoluzione 3226 che impegnava la Giunta ad essere parte attiva nelle trattative sindacali che riguardano il destino dei lavoratori della BV Tech in maniera tale da ricercare soluzioni occupazionali e da proporre tavoli ad imprenditori disponibili a concordare piani industriali in cui, rendendo disponibili finanziamenti con finalizzazioni ben definite, possano trovare un ruolo i lavoratori della BV Tech, impegno che non è mai stato mantenuto e che non ha portato a nessuna ricaduta concreta. Bene, in questa lunga vicenda hanno avuto una ricaduta anche le rivalità all'interno del Partito Democratico, in particolare quelle intorno legate alla figura dell'ex assessore alle attività produttive Campagnoli e alle sue rivalità con il suo successore a livello locale, come abbiamo visto tutti con la querelle a cui abbiamo assistito in questi giorni sui giornali per quanto riguarda il suo dimissionamento forzato dall'ente fiera. Sua è stata l'idea del megatecnopolo a Bologna, nell'ex sito della manifattura tabacchi. È lui che avrebbe dovuto essere il garante degli accordi e della riconversione con il riutilizzo delle maestranze. Diciamo che non è andata proprio così. A questi lavoratori di Bologna, a differenza di quelli di Lecce, che hanno avuto la possibilità di autorappresentarsi al tavolo delle trattative, non è stata neanche data questa possibilità. Gli accordi sono stati chiusi sulle loro teste e malgrado loro. La vicenda degli stabilimenti ex ETI e ex BAT in Italia andava affrontata come una sola vicenda, apparendo evidente l'intenzione di BAT fin dall'inizio di acquistare ETI per battere la concorrenza e successivamente delocalizzare all'estero, chiudendo sostanzialmente l'attività in Italia. Nessuna seria attività di vigilanza sull'attività di riqualificazione mediante fondi pubblici e sulla salvaguardia dei posti di lavoro è stata posta in essere dai soggetti pubblici, in primis da questa regione. E ricordo che a Bologna si spesero quasi 300 milioni di euro di fondi pubblici per formazione che anche questa, come se non bastasse, è finita in nulla, quindi soldi completamente buttati. Con questa risoluzione poniamo all'attenzione di questa Assemblea due richieste, che secondo noi sono due richieste più che ragionevoli, ovvero che la Regione torni ad essere parte attiva, non passiva, attiva nella vicenda, garantendo il proprio supporto affinché gli ex lavoratori BAT dello stabilimento di Bologna possano essere finalmente ricollocati nell'ambito di nuovi investimenti del settore o comunque nello stesso ambito produttivo e che si offra supporto nel chiedere al Mise di rientrare nel tavolo di trattativa per la vicenda dei lavoratori ex BAT, affrontando così complessivamente la vicenda che solo per miopia si è spezzettata in tante trattative locali.